strappato dal sonno, forse per sbaglio, e buttato fuori dal treno, in una stazione di passaggio, di notte, senza nulla con me. Non riesco a riavermi dallo sbalordimento, ma ciò che più mi impressiona è che non mi trovo addosso alcun segno della violenza patita. Non solo, ma che non ne ho neppure un'immagine, neppure l'ombra confusa di un ricordo. Mi trovo a terra solo nella tenebra di una stazione deserta. E non so a chi rivolgermi per sapere che mi è accaduto, dove sono. Ho solo intravisto un lanternino cieco, accorso per chiudere lo sportello del treno da cui sono stato espulso. Il treno è subito ripartito. È subito scomparso nell'interno della stazione quel lanternino, col riverbero vagellante del suo lume vano. Nello stordimento non mi è nemmeno passato per il capo di corrergli dietro per domandare spiegazioni e fare le crame. Ma reclamo di che? Con infinito sgomento mi accorgo di non avere più idea di essermi messo in viaggio su un treno. Non ricordo più affatto da dove sia partito, dove diretto. E se veramente partendo avessi con me qualche cosa? Mi pare nulla. Nel vuoto di questa orribile incertezza subitamente mi prende il terrore di quello spettrale lanternino cieco che si è subito ritirato senza fare alcun caso della mia espulsione dal treno. E dunque forse la cosa più normale è che questa stazione si scenda così. Nel buio non riesco a discernere il nome. La città però mi è certamente ignota. Sotto i primi squalli di barlumi dell'alba sembra deserta. Nella vasta piazza livida davanti alla stazione c'è un fanale ancora acceso. Mi ci appresso, mi fermo e osando alzare gli occhi, atterrito come sono dall'eco che hanno fatto i miei passi nel silenzio, mi guardo le mani. Me lo osservo per un verso e per l'altro. Le chiudo, le riapro, mi tasto con esse, mi cerco addosso, anche per sentire come sono fatto, perché non posso più essere certo nemmeno di questo, che io realmente esista e che tutto questo sia vero. Poco dopo, inoltrandomi fino nel centro della città, vedo che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore. Se uno stupore più forte non mi convincesse nel vedere che tutti gli altri, pur simili a me, ci si muovono in mezzo senza appunto badarci, come se per loro siano le cose più naturali e più solite. Mi sento come trascinare, ma anche qui, senza avvertire che mi si faccia violenza. Solo che io, dentro di me, ignaro di tutto, sono quasi da ogni parte ritenuto. Ma considero che se non so neppure come, né di dove, né perché ci sia venuto, devo aver torto io, certamente, e ragione tutti gli altri, che non solo pare lo sappiano, ma sappiano anche tutto quello che fanno sicuri di non sbagliare, senza la minima incertezza, così naturalmente persuasi a fare come fanno, che mi attirerei centro la maraviglia, la riprensione, forse anche l'indignazione se, o per il loro aspetto, o per qualche loro atto, espressione, mi mettessi a ridere o mi mostrassi stupito.
nel desiderio acutissimo di scoprire qualche cosa senza farmene accorgere, debbo di continuo cancellarmi dagli occhi quella certa permalosità che di sfuggita tante volte nei loro occhi hanno i cani. Il torto è mio, se non capisco nulla, se non riesco ancora a raccapezzarmi. Bisogna che mi sforzi a fare le viste ad essermi anch'io persuaso e che mi ingegni di fare come gli altri. Per quanto mi manchi ogni criterio, ogni pratica nozione, anche di quelle cose che paiono più comuni e più facili. Non so da che parte rifarmi, che via prendere, che cosa mettermi a fare. Possibile però che io sia già stato tanto cresciuto rimanendo sempre come un bambino e senza aver fatto mai nulla. Avrò forse lavorato in sogno, non so come, ma lavorato certo. Lavorato sempre, e molto, molto. Pare che tutti lo sappiano del resto, perché tanti si voltano a guardarmi e più di uno anche mi saluta senza che io lo conosca. Resto dapprima perplesso. Se veramente il saluto sia rivolto a me, mi guardo accanto, mi guardo dietro, mi avranno salutato per sbaglio. Ma no, no. Salutano proprio me. Combatto imbarazzato con una certa vanità che vorrebbe eppure non riesce a illudersi. E vado innanzi come sospeso, senza potermi liberare da uno strano impaccio per una cosa, lo riconosco, veramente meschina. Non sono sicuro dell'abito che ho addosso. Mi sembra strano che sia mio. E ora mi nasce il dubbio che salutino quest'abito e non me. E io intanto con me, oltre a questo, non ho più altro. Torno a cercarmi addosso, una sorpresa. Nascosta nella tasca in petto della giacca tasto come una bustina di cuoio. La cavo fuori, quasi certo che non appartenga a me, ma a quest'abito non mio. È davvero una vecchia bustina di cuoio, gialla scolorita slavata, quasi caduta nell'acqua di un ruscello o di un pozzo ripescata. L'apro, o piuttosto ne stacco la parte appiccicata e vi guardo dentro. Tra poche carte ripiegate, illeggibile per le macchie dell'acqua che vi ha fatto diluendo l'inchiostro, trovo una piccola immagine sacra, ingiallita, di quelle che nelle chiese si regalano ai bambini. E attaccata ad essa, quasi dello stesso formato e anch'essa sbiadita, una fotografia. La spiccico e la osservo. È la fotografia di una bellissima giovane in costume da bagno, quasi nuda, con tanto vento nei capelli e le braccia levate vivacemente nell'atto di salutare. Ammirandola, pur con una certa pena, non so, quasi lontana, sento che mi viene da essa l'impressione, se non proprio la certezza, che il saluto di queste braccia così vivamente levate nel vento sia rivolto a me. Ma per quanto mi sforzi, non arrivo a riconoscerla. Ma è mai possibile che una donna così bella mi sia potuta sparire dalla memoria e portata via da...